Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Non sono tanti, ma sono un po' ingombranti i detersivi per la casa. Voglio farvi vedere subito i prodotti per poi buttarli via. Allora, il primo prodotto è questo gel per lavastoviglie tutto in uno multiazione del Conad a limone. Allora, preso perché ero rimasta senza, costava poco, l'ho acquistato. Nel senso, i piatti venivano fuori puliti, ma non mi dava l'idea di sgrassare a fondo, di pulire a fondo, soprattutto le pentole. Quindi l'ho utilizzato, però ecco, non mi ha entusiasmato, quindi non credo che riacquisterò questo prodotto. Altro prodotto finito è questo detersivo per lana e delicati capi scuri del marchio Sole. Costa 1,99 euro. La profumazione è gradevole. Io quando rimango senza o non ho tanti soldi da spendere utilizzo compro questo, perché comunque mi piace abbastanza. La profumazione non rimane sui capi se utilizzate l'ammorbidente, lava molto bene, è delicato. Io lo utilizzo per i capi neri e tutti colorati, perché io separo solamente i bianchi. Tutto ciò che non è bianco, candido, puro, io lo metto, faccio un'altra lavaccia e butto tutto insieme. Mi trovo bene, mi piace abbastanza. In questo periodo ho la gattina che ha un occhietto, ha un po' di fastidio agli occhi. Stiamo cercando di capire quale sia il problema. Sto provando, perché probabilmente è l'ammorbidente che le dà fastidio. Ora stiamo facendo varie prove. Comunque, ho finito il Lenore Blue, che è l'unico ammorbidente insieme a quello del Conad biologico che non mi fa allergia. Però probabilmente è l'ultima che vedrete, perché molto probabilmente dà fastidio alla gatta. Quindi niente, a me questo piace molto e appunto non mi dava allergia, ma non sto più utilizzando l'ammorbidente in questo periodo, quindi, però è il mio preferito. Me ne avete viste svariate confezioni finite. Poi ho terminato questo Mastro Lindo per il bagno. Profumazione gradevole, fa molta schiuma ma si risciacqua bene, lascia il bagno pulito, non lascia residui, non lascia la ceramica del bagno opaca. Mi piace, però per lo stesso motivo dell'ammorbidente per via della gatta non lo andrò a riacquistare, ma ho acquistato un prodotto biologico, ipoallergenico e insomma ecologico, che più o meno il prezzo è lo stesso della Winnis, e niente, però comunque un buon prodotto. Ho terminato due scatoline di acchiappacolore. Questi sono i miei preferiti della Gamex, sono 10 fogliettini e costano 1 euro. Quest'altri li ho presi in offerta perché costano un po' in realtà, sono della Grey, sono 8 fazzolettini e in offerta l'ho pagati 99 centesimi. Buoni, ma non li riacquisterò, intanto per il prezzo e la quantità, perché mi conviene di più questo, e poi comunque perché con questi mi trovo meglio. Io lavo anche ad esempio questa maglia che ha un grigio chiaro, io la metto insieme magari a dei capi rossi nuovi ma lavati, ci butto un fogliettino o due, dipende da che tipo di lavatrice faccio, e niente, non ho mai creato disastri, quindi questi sono i miei preferiti. Ne ho altre tipo 4-5 confezioni, però ne ho un'altra anche di questo qui della Grey che terminerò. Poi, non è terminato, ce l'ho di là, ce n'è sempre un pezzo, però vorrei buttare via la scatolina, quindi ve lo mostro. Il sapone di Marsiglia della Winnis Natural, questo qua testato al nickel, cobalto e cromo, va bene sia per i capi, per i vestiti, sia per la pelle. È capitato di lavarmi le mani 1 o 2 volte, però non lo utilizzo sul corpo, lo utilizzo per smacchiare soprattutto la biancheria intima prima di buttarla alla lavatrice. In quei momenti del mese che capitano un po' a tutte le donne, capita di dover utilizzare prima un sapone a mano. E devo dire che smacchia molto bene, la profumazione è gradevole, non è aggressivo né su vestiti né sulla pelle, non va a seccare le mani, e quindi niente, mi piace molto, lo riacquisterò. Tra l'altro ci vuole un sacco di tempo per terminarlo.
L'ultima cosa che vi mostro è questo campioncino di Officina Nature della linea Solara. Questo è bucato concentrato per lana e capi delicati a mano e lavatrice, nickel tested, eco biologico, biosostenibile, certificato ICEA. Io l'ho utilizzato in lavatrice, tutto il campioncino per un lavaggio, ne ha lavato molto bene, i capi erano puliti, erano abbastanza morbidi, non ha una profumazione particolare, quindi se vi danno fastidio le profumazioni, secondo me questo è perfetto. Conserverò il campioncino per ricordarmi poi di andare ad acquistare questo prodotto. Quindi questi erano i prodotti che ho finito per la cura della casa, fatemi sapere che cosa avete finito voi o che cosa volete consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e mi raccomando iscrivetevi al mio canale, in questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!